Siamo in compagnia di Vital Bazzolini, giurista. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, abbiamo sentito tantissimi ospiti oggi, anche il presidente della Regione Lombardia. Abbiamo sentito proprio poco fa Diana De Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano. Tutti ci hanno raccontato tutte le iniziative che hanno lanciato per sostenere le donne in smart working, le donne e soprattutto le mamme, che sono state tra l'altro le più colpite post-Covid, ma anche durante la pandemia. Perché a suo avviso la disoccupazione femminile è così grave in Italia in post-pandemia? Ma diciamo che il problema dell'occupazione femminile in Italia non nasce col Covid. L'Italia è sempre stata caratterizzata negli anni da un livello di occupazione femminile molto basso, tra i più bassi in Europa. Eravamo arrivati a raggiungere il 50% e adesso siamo intorno al 48% contro una media europea che è del 60% di occupazione femminile. Per capire il motivo per cui è così bassa l'occupazione femminile, dobbiamo guardare i dati empirici. Nei paesi europei che citavo prima, quelli dove l'occupazione femminile è più alta, c'è anche un tasso di natalità maggiore. Quindi il punto è questo, tra occupazione e fecondità c'è una correlazione positiva. Più le donne lavorano, più possono fare figli e più sono disponibili a progettare il proprio futuro con una famiglia. Nei paesi dove appunto c'è questa più alta natalità e una maggiore occupazione femminile, possiamo anche riscontrare una maggiore presenza di servizi per l'infanzia. Diciamo che questi sono i tre ingredienti necessari perché le donne possano lavorare, fare figli e poter contare sulla possibilità di far assistere i propri figli, di mandarli a scuola e di avere quindi una copertura per quelle che sono le loro incombenze domestiche. Potremmo anche parlare più nello specifico di questo Assolutamente problema, sì. magari proseguendo. In effetti mi volevo fermare alla natalità che lei ha appena menzionato. Vorrei citare qualche dato. Nel 2019 in Italia sono nati circa 400.000 bambini, ovvero 7 nuovi nati ogni 1.000 abitanti. I numeri sono decisamente preoccupanti. A che cosa è dovuta questa bassa natalità? Stiamo vedendo comunque i dati precisi. Ci tenevo a far vedere anche questo grafico che sta posizionando l'Italia all'ultimo posto, addirittura all'ultimo posto all'interno dell'Unione Europea dopo la Bulgaria, Portogallo e la Grecia. A che cosa è dovuto questo problema a suo avviso? È dovuto allora, a varie componenti. Una l'abbiamo già citata, adesso appunto possiamo scendere un po' nello specifico. In primo luogo in Italia manca un welfare di prossimità. Sappiamo che sulle donne più che sugli uomini gravano i servizi di cura degli anziani, dei disabili e dei bambini. Fermiamoci al problema bambini. Parliamo ad esempio di copertura di asili nido e quindi fascia di bambini tra gli 0 e i 3 anni. Nel paese ci sono delle forti disparità, ci sono delle disomogeneità territoriali. Ad esempio, in Val d'Aosta c'è una copertura del 48%, in Umbria del 43%, in Emilia-Romagna del 37%. Cosa vuol dire questo? Che 48 bambini su 100, 43, 37 bambini su 100 possono andare ad asili nido o strutture per l'infanzia. Ma se andiamo a vedere qual è la situazione in regioni, ad esempio, come può essere la Calabria, la Sicilia, la Campania, abbiamo una copertura che va dall'8 al 10%, cioè solo 8-10 bambini possono avere accesso a strutture per l'infanzia. Questo che cosa, se andiamo sempre a guardare i dati empirici che citavo prima, vediamo che nelle regioni dove è maggiore la copertura di asili nido ci sono più donne che lavorano. Arriviamo addirittura a una percentuale del 60% contro una percentuale tra il 25 e il 30% nelle regioni meridionali dove è minore appunto la copertura di strutture per l'infanzia e asili nido. A maggior dimostrazione di quello che dicevamo prima, cioè le donne hanno bisogno
bisogno di strutture di assistenza per i figli e poi per tutte le altre persone delle quali si prendono cura per poter lavorare. Ma questo è solo una parte del problema, nel senso che la maternità non è favorita in Italia dalla suddivisione dei ruoli, cioè dicevamo appunto che le donne si fanno per il 75% carico dei fabbisogni di cure e di assistenza familiari. Basti pensare che ad esempio il congedo per maternità è pari per le donne a 5 mesi ed è pari a 10 giorni per gli uomini e l'INPS ci dice che molto spesso gli uomini non ne fruiscono nemmeno. Quindi questo rientra proprio nella cultura nazionale che sarebbe necessario modificare anche modificando certi stereotipi di genere. Un altro motivo lo possiamo riscontrare nel fatto che le donne sono meno propense degli uomini a scegliere le cosiddette, quando intraprendono degli studi universitari, a scegliere le cosiddette materie STEM, ingegneria, matematica e quindi altre materie scientifiche. Ora, scegliere queste materie in un corso universitario consente anche poi di accedere a delle professioni meglio retribuite. E ovviamente migliori retribuzioni sono quelle che favoriscono la possibilità e quindi il progetto di mettere al mondo dei figli. Peraltro poi ci sono state anche delle politiche in Italia che sono state perseguite negli anni passati che di certo non hanno giovato, non hanno aiutato i giovani a mettere in campo appunto dei progetti familiari. Mi viene in mente ad esempio Quota 100, per cui in un triennio sono stati destinati 22 miliardi a consentire alle persone di andare prima in pensione ed erano comunque risorse che potevano essere destinate in maniera più proficua alle giovani generazioni. Pensiamo solo che un bambino che oggi nasce in Italia si trova un debito pubblico che pari circa a 40.000 euro, cioè appena viene al mondo, questo sicuramente non è un buon modo, un buon, diciamo, un elemento che può indurre a mettere al mondo figli. Ecco, le volevo chiedere come potrebbe migliorare il paese a livello demografico. Poi il debito pubblico che si trova un qualsiasi neonato è davvero incredibile, però in questo momento forse si tratta di un po' tutti i neonati nel mondo, anche negli stessi Stati Uniti. Certo, in Italia però dobbiamo considerare che siamo già partiti da una situazione di un altissimo debito pubblico che chiaramente in epoca Covid è peggiorato per tutti quanti perché ovviamente bisognava dare un ristoro, un sollievo a tutte le categorie più penalizzate. Consideriamo ad esempio che sicuramente nell'ultimo anno, come ci ha detto qualche giorno fa l'Istat, molto sono aumentati i poveri assoluti in Italia di circa 1 milione. E chiaramente questi sono dati impressionanti. Crescono le disuguaglianze e tra nord e sud, le donne sono penalizzate, ma sono tanto penalizzati anche i giovani, addirittura i bambini. Sappiamo ad esempio le diseguaglianze che si sono create, che si sono accresciute mediante il ricorso alla DAD nell'ultimo anno, perché alcuni hanno potuto seguire la didattica a distanza, mentre altri, soprattutto in famiglie numerose e monoreddito, dovevano dividere un dispositivo elettronico con gli altri componenti della famiglia. Ecco, basterebbe questo per dire. Diciamo che sempre con un occhio alle politiche del passato, il reddito di cittadinanza, che sono anche politiche del presente, il reddito di cittadinanza ha aiutato molti ad andare avanti, però anche questo strumento necessita di una pesante revisione, perché qualche mese fa la Corte dei Conti, valutandolo, ha affermato che questo strumento ha aiutato il 50%.
60% delle persone in povertà assoluta e il 25% delle persone in povertà relativa, perché è uno strumento che prevede molti paletti, che prevede addirittura una soglia di reddito minimo per poter accedere, che per esempio non consente, non può essere recepito da una persona che possegga una macchina, che dorma nella sua macchina e che non abbia altri redditi, ma il solo possesso di un'automobile. Ad esempio, non consente di accedere, quindi necessita di essere assolutamente rivisto e soprattutto perché penalizza, le persone con famiglie numerose e alcune volte sono, anche le donne che sono rimaste di un compagno, e questo può essere un grave problema. Ecco, le volevo chiedere, lei ha citato i dati dell'Istat che sono davvero non belli. In Italia il calo dell'occupazione femminile durante l'emergenza Covid è stato il doppio rispetto alla media UE con 402.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020. E il conto più salato lo hanno pagato le donne e le mamme. Cosa bisogna fare l'Italia per rimediare e ridurre questo gap rispetto, per esempio, agli stati un po' più efficienti sotto questo punto di vista, che potrebbero essere considerati gli stati nordici, sempre europei? Allora, qui per ridurre questo gap dobbiamo mettere in campo una serie di misure e tenere ben presente questa disparità nei progetti di investimento del Next Generation EU, quindi nella redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il fatto che il piano che andrà presentato entro la fine di aprile prevede una grande parte di investimenti nella materia green e digitale già fa partire un po' a sfavore delle donne, perché questi sono gli ambiti in cui le donne sono meno rappresentate. Quindi sarà necessario porre in essere delle misure che riescano a compensare le donne per questa disparità e a incentivare il lavoro femminile. Come? Ne abbiamo già parlato prima. Da una parte aumentare asili nido e strutture per l'infanzia. Guardi, noi ci eravamo già impegnati come Italia nel 2010 con la strategia di Lisbona ad avere una copertura pari al 33%. Abbiamo visto prima che ci sono molte regioni che non la raggiungono. L'associazione femminile Alfovit ha recentemente stimato che una copertura pari al 60% di asili nido e strutture per l'infanzia in 5 anni porterebbe un aumento di 100.000 posti di lavoro, 100.000 posti di lavoro, di cui il 90% femminili. Peraltro il fatto che più donne lavorino, ecco, se si raggiungesse un altro degli obiettivi europei, vale a dire il 60% di donne che lavorano, questo comporterebbe un aumento di 7 punti di PIL in più, secondo delle stime fatte dalla Banca d'Italia, perché una donna che lavora stimola un indotto di altre persone che lavorano, appunto per servizi di cura, servizi alla famiglia e altro. Quindi diciamo che se più donne lavorano si arricchiscono tutti, è un bene per tutti quanti. Andrà tenuto presente il fatto di dotare di incentivi l'imprenditoria femminile, perché le donne debbono anche mettersi in gioco come professioniste, come imprenditrici. Nel piano sempre nazionale di ripresa e resilienza andrà tenuta presente per qualunque tipo di politica che andrà varata la valutazione di impatto di genere, e cioè già l'Italia è impegnata, come tutti i paesi europei, a dover fare una valutazione di impatto ex ante ed ex post in termini di crescita, ed è impegnata a far questo con l'Unione Europea per potersi vedere erogare appunto i fondi europei. Questo dovrà essere accompagnato da una specifica valutazione di impatto di genere per vedere come le singole politiche messe in campo andranno ad avere degli effetti proprio sul genere femminile, proprio al fine di colmare le diseguaglianze esistenti. Poi sarà necessario, al di là di questo, porre in essere una serie di azioni per abbattere gli stereotipi di genere da una
dall'altra parte, nelle scuole, soprattutto nelle scuole superiori, fare politiche culturali per avviare le ragazze alle materie STEM di cui avevamo parlato prima. Quindi direi che queste sono delle azioni minimali. Tra l'altro, un'altra cosa, ecco, che andrebbe fatta, e a cui il governo probabilmente ha già pensato, riordinare una serie di misure frammentarie, molto costose, che oggi ci sono in Italia per la maternità, ma che, come è palese, non stanno incentivando la natalità. E nel mentre tutto questo sarà realizzato, occorre introdurre finalmente anche in Italia delle misure come sono i voucher che sono usati in Francia per l'acquisto di servizi di cura, proprio perché se le donne sono assistite nella cura dei figli, possono lavorare di più e contribuire alla crescita del paese. Assolutamente sì, vorrei farle l'ultimissima domanda perché poi dobbiamo andare per forza in pausa pubblicitaria e vorrei citare l'indice Gini, il cosiddetto Gini Index. Per chi ci segue, ci tenevo a sottolineare che l'indice indica la disuguaglianza nella distribuzione del reddito ma anche della ricchezza, e la pandemia da Covid-19, soprattutto le misure adottate per fermare il virus, hanno fatto aumentare in maniera esponenziale il divario sociale. In Italia l'indice di Gini si attestava intorno a 34,8 nel 2019, arrivato a 36,5 nel primo trimestre del 2020, fino a raggiungere quota 41,1 nel secondo trimestre del 2020. Si potevano fare delle misure legislative migliori per poter prevenire questo divario, perché è abbastanza grave questo spike, se lo vogliamo chiamare, o questo salto che è successo tra il 2019. Poi, per carità, ci tenevo a sottolineare che anche nel 2018 il numero era abbastanza buono, però adesso sopra 41,1. Poi vedremo anche il dato per l'ultimo trimestre del 2020 e non solo, anche per il primo del 2021, probabilmente sarà ancora più alto. Si poteva fare qualcosa di meglio a livello legislativo? No, allora, come dicevo prima, probabilmente tanti errori sono stati fatti negli anni passati con le misure che citavo, tipo appunto quota 100, reddito di cittadinanza. Nel momento in cui è arrivata la pandemia, il governo italiano, così come altri governi europei e potrei dire mondiali, si sono trovati a dover dare un sussidio a chi ne aveva bisogno, secondo dei criteri standard e senza molto spesso poter modulare le misure. Sappiamo, ad esempio, i sussidi alle imprese che sono stati dati in base a dei codici Ateco o a delle persone che sono state date in quote fisse, e questo chiaramente ha aumentato alcune disparità. Ad esempio, un sussidio dato in una certa quota fissa vale molto di meno al nord, dove il costo della vita è più alto rispetto che al sud, dove è più basso. Direi che nella prima parte della pandemia non c'erano possibilità cioè non c'era proprio il tempo di modulare diversamente le misure. Nella seconda parte, invece, adesso, dopo un anno di pandemia, sarà necessario che questo governo prenda una base, abbia una base di proporzionalità degli aiuti, soprattutto destini gli aiuti a chi ne ha effettivamente bisogno. Nella prima parte sono stati dati aiuti a pioggia e non si poteva fare diversamente. Adesso bisognerà valutare categoria per categoria chi effettivamente ha subito dei danni e chi invece ha potuto in qualche maniera continuare a lavorare anche durante il periodo pandemico, anche eventualmente durante il lockdown. In secondo luogo, ecco, questo che ci tengo a dire, tra i nuovi poveri ci sono tanti liberi professionisti. Andranno, e anche tante donne, come dicevamo, ricordiamo, tra i 444.000, tra le 444.000 persone che hanno perso il lavoro nell'ultimo anno, il 70% sono donne. Tra quelli che lo hanno perso nel mese di dicembre, sono donne il 96%. Tante di loro sono libere professioniste. I liberi professionisti andranno accompagnati non solo con un sostegno al reddito, ma anche con un percorso di riqualificazione, perché quando la pandemia sarà finita, non avremo un mondo come quello pre-pandemia. Quindi sarà necessario, soprattutto ad alcune categorie di persone ben valutate, ecco, a queste persone andrà dato un supporto maggiore che ad altre.
Ecco, ottimo, è importante sottolineare che non ci sarà lo stesso mondo come quello della pre-pandemia. Grazie mille per il suo tempo, Vital Bazzolini, giurista. Grazie per essere stata con noi e buon 8 marzo e buon proseguimento. Grazie, ricambio a voi e a tutte le donne che ci ascoltano. Grazie ancora, Arrivederci. arrivederci. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché la maratona di Le Fonti continua dopo la pausa pubblicitaria.